di voi in questi giorni si trova tappato in casa per un motivo che non dico. Accendiamo anche quest'altra luce così l'ambiente è un po' più illuminato. Per un motivo che non dico, ma potete ben immaginare. Questa, ne ho approfittato per mettere a posto il laboratorio perché c'è anche un po' di ordine. Allora adesso prendo una lavoretta, un tubo di cartone e dalla scatola delle meraviglie ho finito stabili e qui tadan. Allora dicevamo, cartone, tubo di cartone che ho preventivamente verniciato con una vernice trasparente mista con la vinilica, perché giorni fa stavo lavorando a un altro progetto, ce l'avevo e mi sono messo avanti, così è duro, andrà qui, tubo di cartone. Poi filo elettrico, questo è di provenienza telefonica, è un residuato veramente, residuato bellico. Allora io fin da piccolo, diciamo intorno alle medie, ma anche già dalle elementari, ho cominciato a fare un po' lo scienziatino. E avevo a casa un libro, che non ho qui con me, tipo di esperimenti. E tra i tanti esperimenti c'erano anche quelli di elettricità. Ed oggi andremo a rifare proprio uno di quegli esperimenti, con questo materiale qua rimediato, anche quello utilizzato proprio della carta igienica, quindi era molto più piccolo, non lo faremo molto più grosso, con questo qua, e faremo un galvanometro. Per fare il galvanometro non faremo altro che prendere questo tubo, farci su una bobina con questo filo qua, gli estremi della bobina si attaccheremo a due morsetti, lo fisseremo su questa tavoletta e da questa parte inseriremo una bussola, oppure, come era proprio nel progetto iniziale, quello che anch'io ho costruito a bambino, un filo con un ago magnetizzato. Io, siccome ho una bussola, utilizzerò la bussola. A cosa serve? Servirà a rivelare correnti o tensioni molto molto deboli. Cominciamo. È una cosa molto empirica, grossolana, però per imparare i fondamenti dell'elettricità, oppure meglio ancora dell'elettromagnetismo, è perfetto. Faremo adesso due buchini, uno qui e uno qua, con le forbici vado a bucare, mi posso mettere anche un pochino più indietro, ecco qua, andrò a fare un altro buco qua giù, infilerò il filo, ne lascerò un po' per fare poi i collegamenti, anche se spesso non è che si risolvono. Faccio questo doppio giro così per irrigidire un po' il tutto. Assumerà anche quell'aspetto da attrezzi da scienziato pazzo, insomma, tanto voglio dire, non è che mi mancano. Allora niente, bobinone, e piano piano io adesso avvolgerò con calma, tirando questa bobina. Eccoci, stiamo arrivando quasi alla fine. Ecco qua, un po' come ritornare bambini, eh? Io da bambino mi divertivo con queste cose.
Certo, sarò strano, però del resto non stavo qui su YouTube a fare con YouTuber, no? A 50 anni, se non fossi stato così da bambino. Sperimentatori, sempre. Ora praticamente questo va qui. Ecco qua. Troppo facile, no? Con il dire la verità, non avete mai visto un video su YouTube dove c'è uno che utilizza il trapano a manovella, eh? Perfetto, il stello lo mettiamo qui, andiamo a reperire due belle viti. Finalmente l'ho trovata. Perfetto. Ho trovato queste due vitine molto particolari. E voilà, il nostro galvanometro è pronto. Qui ci andremo a mettere i morsetti che ci porteranno sulla sorgente di elettricità da provare. Ed ora inseriamo la bussola. Questa è una bussola in olio. La mettiamo qui. Ecco qua. Questo è il galvanometro. Questa è la bussola. Ora dovremmo avere una tensione per fare la prova. Allora, quello vediamo. Devo generare la tensione con qualche cosa. Ho preso sto motore qua e basterà fare così
vedere il movimento. Batto un mezzo giro,